Un saluto a tutti amici del web, io sono Dado Bugs e benvenuti in questa nuova Top 10. In questo video andrò a stilare una classifica personalissima dei migliori 10 videogiochi dei quali non vi ho mai parlato. L'idea mi è venuta in mente quando sotto ad un precedente video un utente mi ha accusato di parlare sempre degli stessi giochi. Ecco, questa è una critica che accetto. Lui ha ragione, parlo effettivamente sempre degli stessi giochi. Il fatto è che molto semplicemente parlo dei videogiochi ai quali ho giocato. Tuttavia, pensandoci bene, esistono dei titoli che tutto sommato sono veramente molto belli, ai quali ho giocato, che però effettivamente non ho mai inserito nei miei video. Ed in questa top 10 appunto andremo a vederne 10. Bene, direi che il concetto dietro questa top 10 sia chiaro, direi che possiamo buttarci in questa classifica iniziando dalla numero 10. In decima posizione, Siberia. Questo gioco mi è chiaramente venuto in mente perché ad aprile esce Siberia 3, stavo pensando al fatto che purtroppo è stato poco pubblicizzato e al contempo mi sono reso conto che neanche io avevo mai parlato né dell'uscita del 3 né tantomeno dei primi due capitoli. Quindi direi che è ora di rimediare all'errore. Allora, perché Siberia è un videogioco importante? In due parole, dovete sapere che le avventure grafiche hanno vissuto un'età dell'oro nei primi anni 90, nell'epoca dei pixel, e al giorno d'oggi, negli ultimi anni, nell'età dell'alta definizione. In mezzo, intorno agli anni 2000, nell'epoca del poligonale, le avventure grafiche sono entrate in una profonda crisi. Ecco, in questo contesto si inserisce Siberia, rappresentando di fatto una delle più belle avventure grafiche punta e clicca tra quelle dei primi anni 2000 realizzate con personaggi poligonali. In nona posizione, Time Commando. Questo videogioco ha una peculiarità incredibile, il non avere un'ambientazione standard. In questo gioco infatti ripercorreremo tutta la storia dell'uomo, dalla preistoria al prossimo futuro, ed in ogni capitolo ci ritroveremo in un'epoca differente. Questo perché il protagonista praticamente entra in una simulazione virtuale per fermare un virus informatico che ha infettato un supercomputer, che, insomma, ve la faccio breve, se non viene fermato praticamente distruggerà il mondo. Ha una varietà invidiabile, dato che ogni capitolo è ambientato in un'epoca differente. Ora, non so quanto possa essere consigliato Time Commando al giorno d'oggi, però, senza ombra di dubbio, vale la pena conoscerlo. In ottava posizione, Soul River. E mi rendo conto che qui andiamo già sul più conosciuto ed è davvero strano che non vi abbia mai parlato di Soul River. Il fatto è che in genere quando parlo di giochi in cui si interpreta un vampiro, il primo che vi viene in mente è sempre Vampire The Masquerade Bloodlines. Soul River appartiene ad un genere completamente differente che peraltro a me non fa impazzire, però ragazzi ha un personaggione che è veramente carismatico, Raziel. È fantastico questo personaggio ragazzi, è davvero incredibile che negli ultimi anni non sia uscito nessun gioco con lui come protagonista. In settima posizione, numero 13. Inutile fare giri di parole, il mondo degli sparatutto in prima persona nei primi anni 2000 viveva un periodo magico, di piena sperimentazione, e numero 13 ne fu un esempio lampante. La cosa bellissima è che dato che la grafica è in cel shading, numero 13 riesce ad essere gradevolissimo alla vista ancora oggi. Ovviamente il videogioco sfrutta una grafica in cel shading perché il gioco viene da un fumetto, che però vi confesso io non conosco, quindi mi sono gustato il gioco come storia a sé stante e comunque vi posso assicurare che anche da solo regge tranquillamente. In sesta posizione, Another World. Ma com'è possibile che non vi ho mai parlato di Another World? A parte il fatto che rappresenta uno dei primordiali tentativi di fare videogiochi d'autore, cioè action ma con personaggi che hanno dei sentimenti, con una motivazione che li muove, con una narrazione che sebbene muta riesce ad essere molto espressiva, con dei colpi di scena, un'ambientazione coerente nel quale i personaggi sono inseriti. Another World è una piccola perla e peraltro è uno degli esempi più lampanti di come ai tempi, anche ai tempi, la grafica importava e come. Guardate questa versione che abbiamo visto finora e ora confrontatela con quest'altra versione, sviluppata in esclusiva per 3DO, la console poco fortunata di Panasonic che puntava tantissimo sulla sua potenza. No, ma i videogiochi una volta non puntavano sulla grafica. In quinta posizione, Outlaws. Dai, qualche volta in qualche video sarà comparso, dai, non ci credo che non ve ne ho mai parlato. Io adoro Outlaws, uno sparatutto in prima persona sviluppato da LucasArts, ambientato nel Far West. Delle scene intermezzo che sono favolose, ragazzi, ammiratele, cioè sono proprio favolose. E qui siamo nel 1997, ragazzi, mica si scherza. Il gameplay poi sfoderà tutta l'adrenalina degli FPS dell'epoca, insomma, che dire, fantastico.
In quarta posizione, Zeta. Strategico in tempo reale a zone di controllo, ben 10 anni prima allo splendido Company of Heroes. Una formula di gioco completamente innovativa per l'epoca, ben pensata, ben inserita nel contesto del videogioco, che vede due schieramenti di robottoni contendersi le varie zone della mappa per avere a disposizione più strutture di produzione e quindi più unità e più veicoli. Un videogioco molto divertente che è presente su goku.com anche in versione rimasterizzata, che però non vi consiglio. Personalmente vi consiglio, se riuscite, di provare l'originale, che è fatto molto ma molto meglio. In terza posizione, La Cosa. Ed il punto è che non ho mai fatto una top 10 di giochi basati sui film, molto semplicemente perché ne ho giocati troppo pochi e non ci arrivo a 10. Per questo motivo non l'ho mai fatta, ma se la dovessi fare, La Cosa sarebbe in prima posizione. È bellissimo il gioco, raga, con un sistema di salvataggi molto alla Resident Evil, con una tensione presente e costante dovuta al fatto che un qualsiasi componente della nostra squadra può rivelarsi conteggiato dalla cosa in un qualsiasi momento. Quindi stabilire chi fa parte della squadra e chi no, di chi fidarsi e di chi non fidarsi, tenere sempre del combustibile per il lanciafiamme a portata di mano. Talvolta gli altri componenti della squadra perdono il controllo perché troppo stressati e quindi bisogna capire come rapportarsi con loro, se infetti dal virus oppure no. È incredibile pensare che questo giocone sia uscito nel 2002, ragazzi, veramente. Il gioco presentava purtroppo un solo difetto però enorme, che non gli faceva raggiungere lo status di capolavoro. Praticamente tu non puoi puntare veramente, c'è una sorta di agganciamento automatico che più o meno mira verso dove guardi. Il punto è che se muovi leggermente il personaggio perdi il bersaglio, insomma mira da un'altra parte, insomma è un po' macchinoso. Ma per il resto, ragazzi, grandissima esperienza di gioco. In seconda posizione, Strife, il predecessore di Deus Ex, potremmo dire. Strife è uno sparatutto in prima persona rilasciato nel primissimo periodo del genere, quello di Quake per intenderci. Ed il fatto che proponesse dialoghi, alleanze, tradimenti, una storia coerente fatta di intrighi politici e chi più ne ha più ne metta, lo rende ai miei occhi un pioniere in questo genere. Difficile dire perché non abbia avuto successo, dato che è un titolone veramente pazzesco. Al giorno d'oggi non credo che un videogioco come Strife possa essere possibile, perché il videogioco è poco accessibile. Capita alcune volte nella storia che noi facciamo determinate scelte che condizionano così tanto la storia che nel momento in cui noi proseguiamo per quella strada che abbiamo scelto, moriamo. Il videogioco prevede una fine che non è la fine del gioco, ma prevede una fine in cui ci uccidono. E quindi voi rendete conto che una persona magari gioca una partita e alla settima, ottava ora e poi si impelaga in una situazione in cui muore sicuramente. Insomma, da un certo punto di vista potrebbe dar fastidio, ma dall'altro punto di vista aumenta la tensione del gioco e ti fa stare attento che ogni scelta che fai, caspita, potrebbe essere l'ultima che fai. Quindi capire di chi fidarsi, di chi non fidarsi, raga, è bello veramente. Su Steam esiste anche qui un remake che però non vi consiglio, se ne avete la possibilità giocate al gioco originale, ne vale veramente la pena. In prima posizione, Zar, strategico in tempo reale venduto in edicola a 20.000 lire, raga, mamma come me lo ricordo sto fatto, e che probabilmente per questo motivo ero giocato da tutti in quel periodo. No, veramente, raga, è fantastica sta cosa, non so chi se la ricorda. In quel periodo c'era la FX Interactive che faceva arrivare i videogiochi in edicola e a prezzo bassissimo, ed era veramente una manna dal cielo per chi come me proprio non se la sentiva di chiedere 100.000 lire ai propri genitori per un videogioco. Io mi ricordo che all'epoca giocavi videogiochi che o trovavo nelle riviste oppure che trovavi in edicola perché erano a prezzi budget. Comunque, che cos'è Zar? Zar è uno strategico in tempo reale di stampo classico con un'estetica molto gradevole a cartone animato, con una colonna sonora favolosa ed una storia che mi ricordo, ragazzi, mi aveva veramente stregato. Un titolo consigliatissimo e onestamente lo consiglio ancora oggi. Lo trovate facilmente su gog.com, il prezzo è buono, si gioca bene e pensate che ai tempi io ci giocavo, avevo 10 anni, quindi voglio dire, se non è accessibile questo, cioè anche una persona che non ha mai giocato uno strategico ci riesce a giocare, raga, veramente, provatelo e poi mi direte.
E questo, signori, è tutto. Io come sempre vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a farmi sapere in un commento se conoscevate questi giochi, a quale avete giocato, quali sono i vostri titoli dell'infanzia o comunque di diverso tempo fa che avete giocato, magari non sono molto conosciuti e magari spesso non ne parlate, ma poi dice: caspita, ma te lo ricordi questo gioco quant'era figo? Parliamone un po', facciamoci scoprire queste piccole perle e niente raga, io vi ringrazio dell'attenzione, fatemi sapere se un video come questo vi è piaciuto, casomai ci penso e faccio una prossima top 10 con altri 10 giochi e niente ragazzi, questo è veramente tutto, io vi ringrazio dell'attenzione e noi ci vediamo ad un prossimo video ragazzi, ciao!